La procura della città dello Stretto prosegue il lavoro per stabilire le cause del crollo del tetto della sala Calipari. Questa mattina interrogati i dipendenti. Nella lotta al contagio la Calabria aumenta i controlli, attenzione puntata sugli arrivi. Stava attraversando i binari in sella alla sua bicicletta quando è sopraggiunto il treno che lo ha travolto, aveva 23 anni. Scoperto dai carabinieri in un vecchio frantoio un essiccatoio con 7.000 piante di marijuana che avrebbero fruttato 3 milioni di euro. Domenica di lavoro per Calabria Verde che ha dovuto fronteggiare 100 incendi nelle province di Catanzaro e Reggio. Scomparso il professor Leopoldo Conforti, presidente dell'Accademia Cosentina, fine intellettuale, grande umanista, per anni nostro prestigioso collaboratore. Entra nel vivo il Festival Euromediterraneo 2020, ospite d'onore Franco Arminio. Prima serata con l'attore Marco Bocci al Magna Grecia Film Festival di Catanzaro. Buonasera dalla redazione TGTN, dunque in apertura il crollo del tetto della sala Calipari a Palazzo Campanella, la Procura Città dello Stretto prosegue il lavoro per stabilire le cause che hanno portato appunto al crollo, vediamo. Prosegue il lavoro della magistratura regina per stabilire le cause del crollo del tetto della sala Calipari. Questa mattina il procuratore Bombardieri ha interrogato alcuni dipendenti sentiti come persone informate sui fatti. Nulla è trapelato circa l'esito dell'interrogatorio, sul quale vige il riserbo più assoluto. Secondo alcune indiscrezioni raccolte, pare che la procura sia intenzionata a chiedere di prendere visione di tutta la documentazione relativa alla realizzazione e manutenzione dell'immobile, costruito nel 2005 e costato 72 miliardi di vecchie lire. È intenzione della procura della città dello Stretto di nominare un consulente che dovrà stabilire l'idoneità dello stabile. Al vaglio degli amministratori, inoltre, c'è pure l'installazione dei pannelli solari avvenuta qualche anno fa sul tetto che è crollato. Al momento il fascicolo d'indagine è aperto e contro ignoti, ma gira voce che presto potrebbero esserci gli indagati. E mentre la magistratura è al lavoro, la politica ha deciso di fermarsi, complice anche le vacanze estive. Anche i dipendenti lavorano da casa, in attesa che la vicenda si chiarisca. La scelta del presidente Tallini va nella direzione di garantire l'incolumità di quanti frequentano l'astronave della politica calabrese. Pagina dedicata al coronavirus, controlli intensificati in Calabria per quanto riguarda i rientri, sono centinaia di migliaia i rientri di calabresi che vivono fuori, ma soprattutto ci sono le presenze dei turisti e quindi attenzione massima fino a Ferragosto almeno. E si intensificano in particolare i controlli sullo Ionio. Intanto oggi il bollettino è per la Calabria positivo, ci sono zero casi nuovi. Quattro giorni dedicati allo screening sullo Ionio, da domani fino a giovedì, il personale dell'ASP di Cosenza sarà impegnato in attività di prevenzione, cicli di tamponi in particolare su soggetti rientrati da altre regioni. Oggi le USCA sono concentrate su Cariati, domani lavoreranno nell'area urbana di Rossano, mercoledì a Corigliano e giovedì a Cassano. Migliaia di rientri e turisti, allarmi per fortuna rivelatisi falsi, situazioni da monitorare perché riguardanti soggetti venuti a contatto con positivi. Le indagini dell'azienda sanitaria tentano di restringere il cerchio, limitando il rischio che eventuali contagi si allarghino a macchia d'olio, favoriti dalla asintomaticità della maggior parte dei casi. Nella zona del Cosentino, invece, attenzione puntata sul focolaio acceso nella comunità senegalese. Le maggiori difficoltà, come è stato sottolineato più volte, nascono dal fatto che i soggetti positivi continuano a convivere con i propri familiari, un problema che può risolvere soltanto la regione mettendo a disposizione edifici che accolgano chi è risultato contagiato da coronavirus, salvaguardando i congiunti. La task force sta monitorando nuclei familiari, tenendo conto dei periodi di incubazione, ma non è una soluzione ideale per scongiurare il pericolo di diffusione del virus. In Calabria, ad oggi, sono stati effettuati 120.567 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.270, più zero rispetto a ieri. Quelle negative sono 119.297. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti. Catanzaro, 2 in reparto, 2 in isolamento domiciliare, 183 guariti, 33 deceduti. A Cosenza, 22 in isolamento domiciliare, 436 guariti, 34 deceduti. A Reggio Calabria, 1 in reparto, 15 in isolamento domiciliare, 263 guariti, 19
9 deceduti. A Crotone 2 in isolamento domiciliare, 113 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 5 in isolamento domiciliare, 80 guariti e 5 deceduti. Da altra regione nello stato estero 46. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati dimessi. Dall'ultima rilevazione le persone che sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sono in totale 16.380. Nel conteggio non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Tragedia a Roccella Ionica, incidente ferroviario nella notte. Un giovane di 23 anni ha perso la vita mentre attraversava i binari con la sua bicicletta. Inutili le manovre del macchinista per evitare l'impatto. Roccella Ionica sotto shock dopo l'incidente ferroviario costato la vita ad un ragazzo di 23 anni, Ludovico Lombardo, il buio della notte d'estate e l'attimo in cui sulle pietre vicino alle rotaie restano le ciabatte, le stesse con cui stava pedalando sulla bici. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe imboccato un accesso abusivo, una sorta di scorciatoia per arrivare prima in spiaggia, dove pare era atteso da amici. Quell'attimo funesto in cui le ruote della bicicletta hanno attraversato le rotaie lo stesso istante dell'arrivo del treno. Il macchinista distingue un'ombra nelle tenebre, avvia le manovre d'emergenza, ma non riesce ad evitarlo. Il giovane muore sul colpo. L'incidente spegne la movida. Nella famiglia del giovane la luce d'agosto si trasforma in lutto. Resta l'incredulità per la tragedia. Resta il tentativo disperato del macchinista di evitare il peggio. Restano le domande sulla dinamica dell'incidente, a cui i militari, avviate le indagini, daranno risposte. Scoperto dai carabinieri nel Regino un essiccatoio con 7.000 piante di marijuana, avrebbero fruttato 3 milioni di euro. Le immagini dall'alto confermano la vastità della coltivazione di marijuana scoperta dai carabinieri a Taurianova nella giornata di ieri. L'ennesima attività sul fronte antidroga da parte degli uomini dell'arma rappresenta un altro duro colpo alla produzione di marijuana. 7.000 piante sono state individuate all'interno di un capannone industriale abbandonato che era stato adibito ad essiccatoio. In contrada Torre allo Schiavo i militari hanno individuato il capannone di un frantoio da tempo in disuso che era stato appunto trasformato in essiccatoio. La scoperta è avvenuta perché durante la perlustrazione i militari hanno avvertito il forte e inconfondibile odore della cannabis. Subito dopo si sono trovati davanti centinaia di fili di spago attaccati a delle intelaiature in ferro poste sulle pareti. Insomma, un sistema industriale vero e proprio finalizzato allo sviluppo e alla conservazione del prodotto. Le 7.000 piante erano alte 1,5 metri per un peso complessivo di 350 kg. La vendita al dettaglio avrebbe consentito ai coltivatori un guadagno di oltre 3 milioni di euro. I carabinieri adesso sono impegnati ad individuare coloro che avevano nella propria disponibilità la piantagione. Calabria nella morsa delle fiamme. Nel fine settimana più di 100 focolai spenti nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Dopo un inizio di settimana difficoltoso per le sale operative del servizio di antincendio boschivo, che ha registrato per la prima volta nel 2020 più di 100 incendi, la prima giornata del mese di agosto è stata decisamente impegnativa. Nel weekend erano attivi 40 incendi che hanno richiesto l'impegno di 50 squadre di Calabria Verde, vigili del fuoco, consorsi di bonifica, associazioni di volontariato, formate complessivamente da 200 uomini. Lingue di fuoco alte e ampie, alimentate dalle temperature elevate e il forte vento, che hanno richiesto anche l'intervento di 4 elicotteri regionali e 3 mezzi aerei della flotta statale. Gli incendi già gestiti e spenti dal servizio antincendio boschivo regionale hanno riguardato la zona ionica a cavallo tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria. In particolare nei comuni di Siderno, Guardavalle, Sant'Andrea, Apostolo e Badolato, incendi resistenti che hanno impegnato duramente le squadre AIB dell'azienda Calabria Verde. Nel comune di Badolato in particolare è stato necessario l'intervento di rinforzi nello spegnimento con il concorso anche delle squadre AIB delle province limitrofe. Anche nel comune di San Giovanni in Fiore un vasto incendio ha visto impiegate 5 squadre AIB di Calabria Verde. Mezzi aerei sono intervenuti anche nella città di Reggio Calabria, dove in località Trunca Favile hanno operato sotto la direzione di 2 direttori operazioni spegnimento di Calabria Verde.
Adesso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha convalidato la misura cautelare dell'arresto in carcere per Antonio Falcone, ex sindaco di Celico, finito in manette venerdì. Falcone ha risposto alle domande e ha fornito la propria versione in modo coerente con quanto riscontrabile, ha detto il suo legale di fiducia Riccardo Tocci. È morto il professor Leopoldo Conforti, presidente dell'Accademia Cosentina, intellettuale e da anni nostro prestigioso collaboratore. È una delle ultime apparizioni pubbliche del professor Leopoldo Conforti prima della malattia che lo ha sconfitto. È morto ieri in una calda domenica d'agosto il presidente dell'Accademia Cosentina, originario di San Benedettullano, indimenticato docente del liceo classico Telesio di Cosenza. Amava la cultura classica, il latino, aveva curato diverse trasmissioni per la nostra emittente televisiva, spiegando ai calabresi la Magna Grecia e Sibari, città ricca, moderna e sconosciuta dell'antichità, le nobili origini della nostra terra, numerose le pubblicazioni che portano la sua firma, un uomo impegnato a sostenere anche con ruoli scomodi le istituzioni culturali dell'Atene della Calabria, sua la guida del Consiglio di Amministrazione della Biblioteca Civica. Il professor Conforti era presenza mai banale, uno studioso vero, con la curiosità che è propria delle menti illuminate, sapeva guardare al nuovo, portare quella saggezza che deriva dal sapere nella quotidianità, ha saputo adeguare il linguaggio accademico a quello veloce della televisione, un uomo che non aveva perso il gusto della meraviglia e del sorriso, forse per questo, per quella capacità che pochi hanno di trasferire conoscenza e creare legami, la sua scomparsa ha creato scompiglio nel mese delle vacanze e tutti quelli che lo hanno conosciuto ne hanno sentito il vuoto. Il presidente della regione Santelli, in un messaggio, ha affermato: la cultura calabrese perde un protagonista arguto, raffinato, sensibile e attento. Tanti messaggi sui social per l'ultimo saluto a un uomo il cui nome resterà nella storia della città dei Bruzzi. Andiamo adesso a Roseto Capospulico per gli eventi dell'estate. A Roseto Capospulico è entrata nel vivo la programmazione degli eventi estivi. La filosofia è quella di sempre, coinvolgimento di tutto il territorio, dalle suggestioni del mare al fascino senza tempo del centro storico. Il tema è sempre quello di coniugare il borgo, che costituisce la culla delle preziosissime radici del nostro comune, con il mare, che è certamente il nostro maggiore attrattore insieme al castello federiciano, però che avrebbe poco spazio se non fosse appunto supportato da queste atmosfere che si possono godere solo nei nostri centri storici. Quindi affacci diversi, affacci che a volte scorgono le nostre campagne, che sfiorano i comuni limitrofi, che per certi versi invece possono spaziare sul nostro bellissimo mare bandiera blu. Ad ospitare il secondo evento dell'estate 2020 è stato proprio l'antico borgo, diventato per una sera il palcoscenico a cielo aperto dello spettacolo multidisciplinare Ritmo Odissea. Ulisse, 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 Odissea, Anderise, Ulisse, 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 Odissea. Abbiamo deciso di collezionare una serie di eventi di qualità, di eventi che mettano in luce quelle che sono le nostre particolarità. Abbiamo iniziato ieri sera inaugurando con uno spettacolo di cabaret con Pasquale Palma, direttamente da Made in Sud, dal Parco Qualità della Vita. Devo dire, è stata un'esperienza bellissima e stasera ci troviamo in questa bellissima piazza, Piazza Immacolata, al borgo autentico di Roseto Capospulico, e assisteremo ad un progetto molto interessante che è un dispositivo multidisciplinare che comprende una serie di discipline quali l'arte, la musica, la danza e il teatro, e che confezionano un progetto molto suggestivo sul mito di Ulisse. A Fiume Freddo Bruzzi adesso, dove i volontari hanno pulito la spiaggia, giornata all'insegna del lavoro e del decoro del territorio. Siamo alla Sports Life di Fiume Freddo Bruzzi, un'associazione di volontariato sportivo. Da poco siamo stati riconosciuti dal Ministero dell'Ambiente per quanto riguarda We Are Plastic Free, e facciamo queste passeggiate ecologiche, diciamo, che riguardano la raccolta dei rifiuti sulle spiagge e per quanto riguarda anche gli accessi sulle spiagge.
Siamo qui oggi in 35-40 persone circa, è una campagna di sensibilizzazione riguardo all'ambiente. E adesso ad Altomonte per l'anteprima del Festival Euromediterraneo 2020. Ad Altomonte hanno preso il via gli eventi estivi con un appassionante dibattito sul tema Tra terra e cielo, la poesia di un territorio da Plinio a Campanella. La parola giusta è Altomonte c'è, lo avevamo già detto a marzo-aprile nel periodo del Covid, dicendo che noi eravamo comunque pronti a ripartire perché tutta la Calabria ha bisogno di ripartire, le iniziative culturali che sono il motore pulsante per l'entroterra, per ciò che rappresenta l'entroterra per questa regione, e Altomonte credo che sia il vulnus in questo momento di questo comprensorio. L'entroterra è la scommessa per il rilancio economico della Calabria e dell'Italia. I dati sono chiari. I dati sulle presenze turistiche in Calabria ci dicono che solo il 4% degli ospiti calabresi viene verso l'entroterra. I dati Istat ci dicono che nel 2050, se non si inverte la tendenza, solo il 24% della popolazione italiana vivrà nell'Italia meridionale. È evidente che bisogna fare qualcosa e bisogna farla subito, prima che sia troppo tardi. Tra gli ospiti della serata particolarmente apprezzato Franco Arminio, noto scrittore e paesologo di fama internazionale. La Calabria non è il luogo della arretratezza, è il luogo del futuro, almeno nella mia visione. O comunque noi dobbiamo dire questa cosa, abbiamo il dovere di dire questa cosa, perché senza fiducia non c'è futuro. Questo è il grande patrimonio su cui investire. Bisogna credere fortemente in questi luoghi. Questo credo sia il segnale più forte che si possa dare. La Calabria è una cassaforte dell'arcaico, forse è il luogo d'Italia dove più si conserva un qualcosa, diciamo, di antico, questo soffio greco che si sente praticamente solo qui, nemmeno in Sicilia si sente più. Quindi la Calabria deve ripartire proprio appunto dal mondo bizantino, dal mondo greco. Sapere che quel patrimonio in realtà è un'assicurazione sul futuro. Chi ha arcaico ha futuro. La serata è stata la prima tappa del Summer Contest del Festival Euromediterraneo di Altomonte ed ha anticipato di qualche giorno il cartellone completo della storica rassegna. L'accesso all'evento, date le disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, è stato regolato da prenotazione obbligatoria o invito. In conclusione di serata, il fisico Franco Piperno ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle stelle. L'attore Marco Bocci tra gli ospiti della prima serata del Magna Grecia Film Festival a Catanzaro. Arriva con la mascherina Marco Bocci per l'esordio a Catanzaro della 17ª edizione del Magna Grecia Film Festival per presentare il suo ultimo lavoro, A Tor Bella Monaca, Non piove mai. Il film vuole parlare di un ambiente che spesso viene visto come se fosse soltanto fatto, vissuto dalla criminalità, quando invece è vissuto da persone oneste, persone che lavorano, persone che si impegnano per sopravvivere e per resistere, che possono avere avuto in qualche modo un passato lontano, vicino a qualcosa di criminale, ma che in realtà fanno una vita totalmente onesta. Quindi il messaggio, oppure non il messaggio, ma quello di cui parla il film è proprio il pregiudizio verso tante persone che in qualche modo hanno avuto delle contaminazioni, però in realtà fanno una vita totalmente sana, onesta. Palpabile la voglia di ripartire nell'arena del porto, dove le sedie sono distanziate rispetto alle norme anti-Covid, e nell'incontro con i giornalisti Bocci rivela il suo rapporto con la Calabria. La Calabria ormai è una terra dove, insomma, sono stato spesso, ho girato tante volte, ho girato due stagioni di Solo, una serie per Mediaset, ho girato un film calibro 9 che uscirà appena i cinema saranno operativi, però è una terra ormai che credo anche un altro film di averci girato che non mi torna in mente, però insomma una terra ormai che in qualche modo mi appartiene, che conosco bene. La macchina del festival, con il vasto programma, punta sull'industria del cinema, il sogno di molti, a cui l'attore protagonista della serata spiega il segreto del lavoro. La cosa fondamentale è non scambiare mai questo mestiere per la propria vita. La vita è una cosa e questo è un mestiere bellissimo, meraviglioso, dove si lotta per farlo, si desidera tanto, ma la vita è un altro. Già con questo pensiero riesci un po' a tranquillizzarti. Il 31 luglio le elezioni al Conservatorio Giacomo Antonio, è stato nominato Francesco Perri nuovo direttore.
e il maestro Francesco Perri, il nuovo direttore del Conservatorio Giacomo Antonio di Cosenza. Si apre una nuova fase per l'istituzione musicale, che ha l'obiettivo di radicarsi sempre più sul territorio cittadino, provinciale e regionale, dando spazio ai giovani attraverso un programma innovativo. Sto lavorando, per la verità, da un po' di tempo, anche perché, come tu sai, io ci insegno dal 2006, quindi conosco perfettamente quelle che sono le dinamiche del conservatorio, e sicuramente la progettualità, che non può essere una progettualità di un mese o di due mesi, ma è una progettualità pluriennale, nel senso che questa trasformazione lenta, importante, che deve incidere nella società civile, quindi per la città di Cosenza, ha un, appunto, come dicevo prima, un obiettivo pluriennale. Dobbiamo lavorare affinché, appunto, la città di Cosenza ed il conservatorio e tutto il territorio possa gratificare il conservatorio, e il conservatorio, attraverso la musica, gratificare tutti. E adesso il servizio sulla Madonna della Neve, celebrazioni per la festa a Capotenese. Un rito che si ripete da anni, un omaggio dei fedeli e dell'associazione alla Madonna della Neve nella vecchia stazione di Capotenese, convertita nel 1997 nella chiesa della Nostra Signora della Neve. È la nostra mamma celeste, io la sento particolarmente, anche se quest'anno naturalmente e giustamente i festeggiamenti sono limitati, ma partecipiamo con fede a questo momento, che è un momento che la nostra comunità vuole porre al centro dell'estate, guardando con fiducia a un prossimo futuro. Quest'anno, a causa dell'emergenza da Covid-19, la processione non si è svolta, ma non è mancata la benedizione da parte di Don Claudio Bonavita a uomini e mezzi dell'ANAS, sempre pronti ad intervenire in caso di bisogno. Le sirene dei mezzi hanno suggellato il momento di devozione alla Madonna della Neve, protettrice di questi uomini, pronti ad intervenire su strade ed autostrade in ogni periodo dell'anno. L'ANAS tutti gli anni opera in questo caso sul tratto della A2, che sia rivolta a una questione invernale, che anche nel periodo estivo, che siamo a disposizione della collettività, facciamo un servizio non indifferente. Come avete potuto dare un'occhiata, abbiamo numerose macchine. L'ANAS ha presso Capotenese un grande parco macchine. Uno degli obiettivi principali che noi ci prefissiamo è quello di tenere l'autostrada sempre in sicurezza, per far sì che, insomma, l'utente sia sempre nelle condizioni migliori su cui percorrere la nostra autostrada. E senza questi mezzi noi non potremmo garantire tutto quello che riusciamo a garantire. Capotenese, proprio nello specifico, è lo svincolo più alto in quota rispetto a tutta l'autostrada. Siamo a 1016 metri, che significa che veramente abbiamo bisogno di una protezione dall'alto che ci dia una garanzia e una protezione affinché gli utenti e gli operatori siano sempre guardati da sé. Apriamo la settimana economica con la rubrica sulla borsa. Chiusura e rialzo per le borse europee. Gli operatori scommettono su nuovi stimoli dal governo statunitense. Negli USA il PMI manifatturiero è salito a 50,9 punti, consensus a 51,3, mentre l'ISM è aumentato oltre le attese a 54,2 punti. Tuttavia la ripresa resta fragile e minacciata dalla continua diffusione del virus, che ha costretto a reintrodurre limitazioni in alcuni stati. Scontro tra Washington e Pechino, con la Casa Bianca pronta a varare nuove misure contro diverse società di software cinesi, accusate di costituire una minaccia per la sicurezza nazionale. Intanto Trump ha autorizzato Microsoft a trattare l'acquisizione della popolare app cinese di videosharing TikTok, a patto che riesca a garantire un accordo entro 45 giorni. A Piazza Affari il FTSE/MIB termina in progresso dell'1,5% a 19.379 punti, ben intonato come il DAX di Francoforte a più 2,7, il FTSE 100 di Londra a più 2,3, il CAC 40 di Parigi a più 1,9% e l'IBEX 35 di Madrid a più 1,4. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 1%, l'S&P 500 a più 0,9 e il Nasdaq a più 1,4%.
Sul Forex l'euro-dollaro arretra 1,174, mentre il cambio tra biglietto verde e yen viaggia a 106,15. Avanzano le quotazioni del greggio, con il Brent a più 1,7% a $44,2 e il WTI a più 2,1% a $41,1 al barile. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund si attesta a 153 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,0%. Tornando a Piazza Affari, tra le big cap gli acquisti premiano soprattutto CNH a più 4,9%, FCA a più 4,8%, Tenaris e Prysmian a più 4,7%, mentre Mediobanca a meno 4,25% si colloca in coda al FTSE MIB, seguita da Hera a meno 3,5%. Grazie e buon proseguimento di serata! È il momento del meteo, vediamo. Settimana che inizia all'insegna del bel tempo, ma nella giornata di martedì correnti di origine atlantica porteranno un deciso calo delle temperature ed instabilità localizzata. Domani poco nuvoloso con annuvolamenti sulla fascia tirrenica con associati brevi rovesci nel pomeriggio sera. Temperature in deciso calo dalla serata. Passiamo a comportamento di mari e venti. Domani mosso il Tirreno, poco mosso lo Ionio, venti deboli a tratti moderati, di direzione variabile. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci e buona serata.